Luca, grazie. Signori, non è un caso che siamo qua. Io vedo in un angolo, saranno 3 metri quadri, sulla destra è vuoto. Sono 3 metri quadri vuoti, ci faranno un servizio al TG1. Bene, siamo in una piazza storica. Siamo in una piazza che si chiama Vittoria, non è un caso. Non è un caso. Gli ultimi che hanno parlato in questa piazza meravigliosa è stato Pertini, che ha dato inizio a una grande rivoluzione partita da Genova contro il governo Tambroni, se vi ricordate. Se fosse vivo sarebbe qua anche lui a parlare. Fantastico. E l'ultima piazza, grazie. Grazie. Là in fondo, venite a me. Venite a me. Dunque, l'ultima performance che hanno fatto qua, che ha fatto leggermente meno gente, è stato Papa Ratzinger. Ha fatto un pochino di meno, ma come vedete i tempi cambiano. Un Papa dà le dimissioni, un Papa, un amministratore delegato tedesco del Vaticano se ne va e al suo posto, arriva un prete. Quindi la sacralità della Chiesa non c'è più. Come noi, come Movimento 5 Stelle, siamo andati dentro il Parlamento e abbiamo disintegrato quella finta sacralità del Parlamento, di gente nominata, di gente prescritta, patteggiata, di P2, di massoni. Signori, noi siamo oltre, stiamo andando oltre questa roba. Stiamo andando oltre e questa è già una città che è oltre. Questa è stata una città che è stata prima per secoli, a cavallo del 500-600. Genova ha insegnato al mondo qualsiasi cosa. Noi abbiamo inventato tutto, abbiamo inventato le banche, i BOT, i CCT, i debiti, i cognomi, le assicurazioni. Abbiamo inventato tutto e deve partire di qua la più grande e straordinaria rivoluzione culturale della storia della politica italiana. Non ho detto neanche una parolaccia fino adesso, chissà come ci rimarranno male quelli delle televisioni. Allora, voglio dirvi questo, siamo oltre, dobbiamo andare oltre, non è neanche più un sogno questo. Io l'ultima volta che ho visto una piazza così dicevo che noi eravamo un sogno, non siamo neanche più un sogno. Andiamo a scoprire come da qua è partito Cristoforo Colombo per scoprire, noi scopriamo un mondo diverso che esiste già, non ce lo dobbiamo neanche inventare. Un mondo che parla di solidarietà, che parla che nessuno deve rimanere indietro, un mondo che c'è già, un mondo fatto di redditi di cittadinanza, perché non è possibile convivere in una nazione che ha quasi 8 milioni di poveri facendo finta che non esistono, non è possibile. Allora, per fare questo noi dobbiamo fare pulizia, dobbiamo fare pulizia, sgomberare le macerie di questi partiti che non ci sono più, partiti a cui noi daremo l'estrema unzione. Fine. Ah, signori, le cose che dicevamo noi, ci dicevano l'antipolitica, vi ricordate quando eravamo l'antipolitica? Ci hanno anche chiamato, adesso il nuovo termine per definire una platea così, il nuovo termine è populisti, siamo i populisti. Benissimo, sono fiero di essere un populista insieme a voi. Sono fiero. E allora siamo populisti anche arrabbiati, bene, sì, siamo anche arrabbiati. E allora, 20 anni ci ha messo, 20 anni, 20 anni dal 93 la Corte dei Conti a dire che i rimborsi elettorali sono anticostituzionali e ce li devono rendere indietro, 20 anni. Sono le stesse cose che dicevamo noi, che dicevo io 5-6 anni fa, che la truffa di questo secolo, degli ultimi 30 anni, di questi imballati di mente, è la truffa semantica delle parole. Tu cambi una parola, cambi un significato, cambi un pensiero e la gente rimane indietro.
Allora un inceneritore, ecco che si chiama termovalorizzatore, ecco che i finanziamenti ai partiti dove un referendum di 95% degli italiani ha decretato che non devono più esistere, ecco che cambiano semanticamente, truffando la gente, da finanziamenti a rimborsi, perché rimborso è meglio. Perché rimborso vuol dire che hai già speso qualche cosina e la Corte dei Conti si accorge dopo 20 anni che c'è qualcosa che non quadra. Sapete, no, è facile, dammi un po' d'acqua, è facile prendere per il culo la Corte dei Conti o la Procura del Lazio che dice esattamente le stesse cose che dicevo io 5-6 anni fa. Dice esattamente le stesse cose. Qui mancano 2,7 miliardi. Questa gente ha preso i rimborsi elettorali. E questo comandante di una nave che va verso il naufragio, questo capitan Findus, che ha fatto per tutta la vita il nipote di suo zio, ha detto che lui rimborsi, ha fatto un tweet, perché usano i tweet adesso, ha fatto un tweet, risolto il problema dei rimborsi elettorali, risolto sì, a luglio si sono divisi la prima tranche di 91 milioni di euro, noi ce li siamo ridotti, non abbiamo preso 42 milioni di euro, noi facciamo quello che diciamo. E allora, noi questi soldi, 2,7 miliardi che servono alle famiglie, alla piccola e media impresa, all'innovazione, alla scuola, li vogliamo indietro i 2,7 miliardi, compresi degli interessi. E io voglio vedere adesso se Equitalia andrà a chiederli indietro a loro, invece di andare... Questa. E vabbè, come tocca Equitalia, prendi un applauso. Prima di abolirla deve fare questo servizio. E questa gente non se ne può andare così. Se ne andranno dovranno lasciare il codice fiscale, dovranno lasciare il passaporto e il codice fiscale, perché faremo noi il redditometro su di loro. Noi bisogna sgombrare questa mentalità di vendersi qualsiasi cosa, sempre sulle parole, pubblico e privato, che non vuole dire niente, perché se il pubblico è questo qui che vediamo anche in questa piazza, che si svende qualsiasi cosa, io questo pubblico è una parola, la parola. Il problema, tutti a casa, sì, tutti a casa, ma il problema è che sono pieni di case. Allora la cosa è incredibile, che ci stanno svendendo la vita, il futuro, ci stanno svendendo così. Voi non sapete, noi abbiamo preso questa piazza, una piazza meravigliosa, io pensavo da cittadino genovese che fosse del comune di Genova. Invece questa piazza è stata affittata a una multinazionale americana per 100 anni, che per farci un cazzo di parcheggio sopra, che lo facciano sotto il parcheggio, ma non puoi affittare una cosa che non è la tua per 100 anni. È incredibile quello che hanno fatto, è incredibile. Si svendono tutto, le municipalizzate, gli autobus. Allora, burlando, questa gente qui ha detto che io sfilo in mezzo agli operai mentre loro concludono i contratti. Che provino loro a sfilare in mezzo agli operai, che vengano qui. Dopo 5 giorni di lotta, e io devo ringraziare i miei, ma ormai mi avete superato. Di Battista mi avete superato alla grande, tenete alla grande, io comincio a sentire il peso degli anni. Ma avete superato i senatori, tutti. Ci sono quelli che eccellono nella comunicazione, quelli che magari sono più timidi. Siamo entrati con 1000 difficoltà, ma l'orgoglio di vedere delle donne dentro il Parlamento, donne senza siliconi, senza culi di plastica, donne che hanno lavorato e sanno che cos'è. E allora bisogna cambiare, bisogna andare oltre, fare un pensiero oltre.
abbiamo bisogno di dire basta a questa svendita di tutto, di Fincantieri, di Eni. Io sono di Genova, hanno incassato 1 miliardo di finanziamento pubblico alla Fincantieri, e il miliardo l'hanno usato per comprare cantieri in Asia, per andare a smontare le navi in Asia perché costa meno, in nome di questo lavoro che è diventato il più grande ricatto sociale della storia. Noi andremo oltre, ce lo dovremo reinventare il lavoro, andremo oltre i sindacati che sono esattamente come i partiti, andremo oltre, bisogna fare un piano almeno di 5-10 anni, mentre la Germania ha un piano energetico di 60 anni, il Giappone di 100, noi abbiamo un piano energetico che giovedì non sappiamo che cazzo fare. Noi abbiamo di pensare che dobbiamo per forza passare dall'energia fossile a quelle rinnovabili. È normale, ma è un passaggio di civiltà. E ci sono già le università di Stanford che stanno facendo che si può fare entro il 2050, benissimo, entro il 2030 tutta l'energia elettrica deve essere trasformata con le rinnovabili, quelle vere rinnovabili, e entro il 2050 tutta l'energia, compresa quella fossile, deve essere sostituita dal vento, dall'acqua e dal sole, basta, è una rivoluzione, cominciamo adesso. Dobbiamo uscire, una nazione va avanti, se vai a vedere le statistiche, nei 24 paesi dell'OCSE, siamo in fondo alle statistiche, come velocità, come cultura, siamo il paese che in Europa ha il più basso numero di diplomati, ha il più basso numero di laureati. Abbiamo 7 su 10 in Italia, 7 su 10 in Italia, la patria del Rinascimento di Dante Alighieri, 7 su 10 hanno difficoltà a capire un discorso se è leggermente complicato, 7 su 10 siamo analfabeti, la rete, non parliamo della velocità della rete, il download, l'upload, vai a vedere sopra di noi, sotto di noi c'è il Ruanda, quindi ci stanno passando tutti i paesi, abbiamo quasi il 90% dei giovani che seguono su internet e la maggior parte di persone adulte, il 60%, non va in internet, e allora dicono a me vai in televisione, io dico a loro alzate il culo e uscite e andate o nelle piazze o in rete, e questa è una delle nostre stelle, questa è una nostra stella. Noi dobbiamo metterlo dentro la Costituzione, che uno quando nasce, per diritto di nascita, deve avere gratuitamente l'accesso a internet, perché la sua conoscenza è come la religione. Deve essere... E invece di che cosa parlano questi qua? 7 mesi che discutono dell'IMU, l'ICI, il DARSU, TISI, TUSI, tutto. Adesso IUC, è un rutto, IUC, è un rucchio di un alcolizzato. Non sanno dov'è la copertura, non la copertura. Noi cazzo abbiamo presentato delle leggi, un sacco di leggi, ci sono i parlamentari qui, andatele a vedere. Centinaia di interrogazioni, migliaia di robe, decine di leggi, tra cui l'eliminazione dell'IRA per la piccola e media impresa, togliere l'IRA perché è una tassa sui costi, più assumi, più vieni tassato. Fare il reddito di cittadinanza, signori, bisogna cominciare a disgiungere il cervello sul lavoro e sul reddito, bisogna ragionare in modo diversificato, perché c'è molta gente, quelli pochi, che hanno un posto di lavoro, ma sono convinti di avere un posto di lavoro, hanno un posto di reddito, perché devono essere costretti ad accettare qualsiasi stronzata per sopravvivere, e questa non è vita. Sentirete dopo di me delle persone che parlano nel mondo, famose nel mondo e qui non conosciute, che parlano di felicità. Ecco qual è il nostro reddito di cittadinanza, per andare verso qualche cosa, per stringere la forbice che si allarga sempre di più. Hanno fatto il referendum in Svizzera, l'hanno perso, però per 1-2 mesi in Svizzera hanno parlato che i manager non devono guadagnare 12 volte più dello stipendio minimo dei loro collaboratori. Non è passato perché era una minoranza, perché la maggior parte delle industrie sono già a una forbice 1-2, non 1-12. Dobbiamo parlare di queste cose,
doveva parlare di energia, di informazione, di scuola. Dio mio, invece questa gente qua parlano di che cosa? Napolitano. Napolitano, se non Napolitano ha fatto un governo in una notte, si sono messi in tre a fare un governo in una notte per non far entrare. Ecco qual è il gradimento. E io sono qua formalmente a dirvi che abbiamo pronto l'impeachment per Napolitano, se ne deve andare. Un uomo che appena si è raddoppiato, mai successo nella storia della Costituzione che si raddoppiasse la carica, nello stesso giorno ha distrutto i nastri delle intercettazioni telefoniche con Mancino. Non lo voglio, no, rimarrai da solo Napolitano, la tradirai da sola l'Italia. Beh, mi devo calmare. Non vedete che abbiamo già cambiato, abbiamo già fatto la nostra rivoluzione. I partiti non ci sono più. Noi dobbiamo solo fare una cosa: trattarli bene, dargli l'estrema unzione e basta. Devono andare. Finita. Sono come il Dictyostelium è hanno scoperto recentemente un animale che si chiama Dictyostelium ed è una specie di sembra una merdina, una corteccia d'albero che non si muove apparentemente, ma vedi che ha dei movimenti, è una ameba, è un ameboide, sta lì, mangia dei batteri e poi vai il giorno dopo a vedere dov'era, non c'è più. Il Dictyostelium, discoideo, non c'è più. Dove è andato? Si è frantumato in migliaia di cellule e queste cellule vanno per conto loro a cercare il cibo, come i partiti di oggi si frantumano e vanno cellula per cellula a cercare di dissanguare ancora una nazione dove non c'è rimasto più niente. Bene, dobbiamo rifarlo questo paese. Rifare il rapporto fiscale. Guardate che la politica è il fisco, è solo il fisco. Allora bisogna vedere chi deve pagare le tasse in questo paese. Bisogna spostare le tasse a chi genera, all'ambiente, dei disastri pagano le tasse, chi consuma molta energia fossile paga le tasse, chi invece si orienta per le rinnovabili e ha una produzione che non sia usa e getta, il monouso. Bisogna andare verso quelle cose lì. Bisogna cominciare per i nostri figli. Bene, io sono qua per dirvi che la nostra proposta, oltre andare anche oltre il concetto di questa Europa, che ormai non ci credono neanche più i bambini, ho parlato con i miei figli, ma l'Europa di che? Ma basta, è un'Europa fatta, l'avete già capito, non sappiamo niente, non sappiamo nulla, doveva essere un'Europa della solidarietà e la Grecia per qualche miliardo l'hanno mollata a se stessa, è una Grecia così. È un'Europa che dobbiamo andare oltre questo concetto. O ci stiamo dentro o ci stiamo fuori. Io sono venuto a farvi una piccola, si chiama una modesta proposta. Io voglio farvi una modesta proposta in 7 punti, me li sono scritti. 7 punti di proposta modesta. Lo so, gli speggetti. Allora noi dobbiamo fare per prima cosa quello che abbiamo sempre detto, e quello che abbiamo sempre detto abbiamo fatto. Ci siamo tolti i soldi, ci siamo dimezzati lo stipendio, abbiamo dimostrato e devono seguirci, sono costretti a seguirci. Bene, quello che abbiamo detto sull'Europa e sull'euro, che non è la stessa cosa, è che noi vogliamo un referendum per rimanere o dentro o fuori l'euro, perché... Un referendum, perché siamo stati truffati, quando siamo entrati dentro non ci hanno detto niente, ci siamo trovati a fare il cambio 1-2000, ci siamo trovati a competere in questo mercato schizofrenico che non si riesce più a capire, i mercati derivati, le scommesse. È una scommessa. Oggi la più grande invenzione di questo secolo, sapete cos'è? Non è internet, è la possibilità di vendere un debito. Non era mai successo nella storia di vendere un debito. Oggi è così. Scommesse, derivati, hedge fund. Ma allora
bisogna che rinsaviamo un attimo. Rinsavire significa fermarsi e guardare quello che sta succedendo. Il giro dei soldi, la BCE, noi diamo i soldi alla BCE come componenti europei. La BCE dà i finanziamenti alle banche, ha dato 1.000 miliardi in 4 anni, 500 miliardi alle nostre banche. Le nostre banche cosa fanno? Non finanziano le famiglie o la piccola impresa, comprano il debito, i bot e il CCT, e poi per darli in garanzia alla BCE che ci ridà i soldi. Ma è pazzesco! Noi diamo i soldi alla BCE, la BCE dà i soldi alle banche, le banche comprano titoli, bot e CCT, che li dà in garanzia per far dare i soldi di nuovo alle banche. Ma è incredibile, è schizofrenia. Allora, dato che noi siamo il terzo finanziatore dell'Europa e diamo 10-15 milioni, non so, e ce ne ridanno 6 o 7 in finanziamenti, metà dei quali vanno in truffe e truffette, in mafia, 'ndrangheta, camorra, lo sapete meglio di me. Bene, questi soldi vanno a finanziare 36.000 imprese in Romania, 36.000 imprese italiane in Romania che fanno il 3% di PIL dei rumeni. Io quelle imprese le voglio che vengano qua a lavorare, gli farò le stesse condizioni che fanno con i nostri soldi in Romania. Dobbiamo rivedere tutto, reinventarci il lavoro. Ecco perché abbiamo pensato al reddito di cittadinanza. Non può morire più nessuno. Io non voglio vivere in un paese dove uno si ammazza, quell'altro si incatena, quell'altro dorme in macchina, la Caritas mangiano nei supermercati e questa gente parla dell'IMU, dell'ICI, dell'UC, del IUC. Io sono stufo veramente, basta. O apriamo veramente, andiamo oltre queste cose, andiamo oltre e facciamo un referendum. Il referendum va fatto, e guardate che non è essere fuori dall'Europa. Io voglio un referendum sull'euro, perché sappiate che su 27, adesso 28 paesi, 10 sono fuori dall'euro e vanno abbastanza bene, nessuno è in rischio default. Allora voglio capire il perché. Io voglio che il popolo italiano sia prima informato sui pro e i contro. Io voglio un piano B, io voglio un piano B di sopravvivenza, non delle cazzate. Allora andiamo lì a dire, va bene, dato che si basa sulla solidarietà, facciamola la solidarietà, facciamo gli euro bond, significa mettere i debiti di tutti e spartirceli insieme, si chiama solidarietà, sì o no, quando uno è in difficoltà. E allora andiamo a vedere se accettano. Non accetteranno mai, benissimo, prenderemo atto che non accettano. Poi abbiamo... Io vorrei, insieme a voi, un'alleanza dei paesi mediterranei. Io non è che devo andare lì a parlare con la Merkel, non mi interessa niente. Non dobbiamo parlare con la Merkel. Dobbiamo parlare con i paesi simili al nostro che sono nelle stesse condizioni. Dobbiamo parlare con la Grecia, con la Spagna, col Portogallo, con la Francia. Dobbiamo parlare con quelli, mettersi d'accordo, andare lì e dire benissimo, volete l'euro? Beh, ce lo date a una velocità diversa, col 20% di svalutazione, e noi andiamo avanti con 2 euro di velocità diverse perché abbiamo economie diverse. Lo so, non accetteranno mai queste cose dette da un comico, ma no, io le riporto. Non accettano i grandi economisti televisivi che dicono, poi prendono pezzettini delle mie cose, vanno nei salotti televisivi a dire è una cazzata. Questi economisti che non ne azzeccano una da 50 anni, questi economisti che escono dalle università della Bocconi che non ne azzeccano da 50 anni una, questi economisti che sono stati la rovina di questo paese, i tecnici, i super tecnici. Poi un'altra proposta, sempre nella proposta, modica proposta, abbiamo, sì, ce la faccio, è gli anni ragazzi, fosse solo la vista che cala. Alleanza tra i paesi mediterranei, investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% annuo del deficit di bilancio. Noi abbiamo questo 3% rapporto PIL e debito che ci strangola. La Spagna e la Francia sono andati lì, non ci siamo dentro, andiamo al 6, a meno debito del nostro.
Noi dobbiamo andare lì e dire il fiscal compact, basta il fiscal compact, non possiamo fare un'economia dove gente ha firmato un contratto in nome per conto nostro che per 20 anni dovremo tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Ma dove vai? Cosa ti devi vendere per 50 miliardi all'anno? Io non ho firmato, io voglio rivedere tutti gli accordi, voglio proteggere la piccola e media impresa, voglio che i nostri prodotti siano tutelati e se c'è da mettere un dazio, lo metteremo di nuovo un dazio sui nostri prodotti. Proteggeremo il Made in Italy. Sì, mi vedo già gli economisti, il dazio, torniamo all'età della pietra, invece la libera circolazione delle cose, è bellissimo. Bene, i cinesi stanno esportando in Europa una quantità in dollari che è incredibile, i cinesi si stanno comprando il paese, mezza Europa, stanno esportando prodotti per quasi 300 miliardi di dollari, 300 miliardi di dollari all'anno, ma dove andiamo? Io voglio mettere dei blocchi, tu puoi arrivare fino a lì e oltre non andrai. Noi siamo un paese in miseria, o tuteliamo la nostra piccola e media impresa e noi, quello che facciamo con i nostri soldi, con i soldi dei parlamentari, con i soldi dei parlamentari siciliani, si tolgono metà dello stipendio, un milione e mezzo, arrivano qua 3-4 milioni, li mettono in un conto e danno del microcredito alle piccole e medie imprese. Abbiamo deciso di salvaguardare il Made in Italy, quello vero. Quello vero, l'olio, siamo i secondi produttori del mondo di olio, facciamo l'olio più buono del mondo e siamo i primi importatori di olio di merda del mondo. I finanziamenti non devono andare a pioggia multinazionale, i finanziamenti devono andare ad attività agricole finalizzate ai consumi nazionali interni. Hai voglia delle esportazioni, hai voglia alle esportazioni, hai voglia a consumare, consumare. Se più consumi, più devi importare. È un gioco che non ha più scampo. Non vale più nulla la crescita, il consumo, non vale più niente. La crescita non crea posti di lavoro, li toglie. O ci tuteliamo con altri parametri o non c'è assolutamente soluzione. E allora un'altra modesta proposta è l'abolizione del pareggio in bilancio. Lo vedremo noi, non per diritto costituzionale, il pareggio in bilancio. Vedremo come sforare e come non sforare. Allora, io vi dico questo, perché abbiamo queste modeste proposte, sono coadiuvate da qualcosa che forse voi non avete ancora capito, ma ho visto, che sono queste. Io adesso sullo schermo vorrei farvi vedere, tornando sull'euro, da quando siamo entrati così, ci siamo alzati una mattina, hanno detto un euro del 2009, 2000 lire. Ma mi sembra, cosa sei scemo? Sei euroscettico? Sei euroscettico? E allora l'abbiamo accettato, adesso saranno tutti incasinati come noi, un cazzo. I tedeschi erano cartofe. Bene, allora vi dico esattamente quali sono. Allora, il PIL dell'Italia dall'introduzione dell'euro, se vedete il grafico, è una linea che va dall'alto verso il basso e continua ad andare giù. Questi sono tutti i valori. Il debito pubblico dell'Italia dall'introduzione dell'euro, il nostro debito, guardate dove va. Guardate dove va, mentre il PIL va giù, il debito va su, non c'è scampo, questo è il trend, sono i grafici, non me li sono inventati io. Ve li faccio vedere da quando siamo entrati nell'euro, qual è la nostra cosa. Il debito PIL dell'Italia all'introduzione, il rapporto debito PIL dell'Italia, guardate dove sta andando, verso il 132,7%, erano al 120% quando è entrato Monti. E questi governi qua sono già stati predisposti da questa gente qua. Noi abbiamo perso sovranità monetaria, abbiamo perso la sovranità economica, abbiamo perso la sovranità alimentare, la sovranità di tutto, anche la sovranità dei nostri figli che se ne vanno. Non dovete più andarvene da questo paese, dovete rimanere qui, non dovete emigrare, dovete cospirare. Debito PIL in Europa dall'introduzione dell'euro, eccolo qua.
noi andiamo, l'Italia sta andando verso la Grecia, centro del 2,7, ve l'ho fatto vedere prima, ma il nostro trend è quello. La Germania, guardate dov'è, la Germania è ferma, è lineare, vuol dire che il suo deficit non va, il suo deficit è l'unica che ha guadagnato in questi 20 anni, l'unica. Bisogna che ci scorporiamo da queste economie che sono completamente fasulle per noi. Adesso io vi faccio vedere una cosa, vi faccio vedere come se ne vanno le nostre industrie, e vederle così una dopo l'altra, e mi viene veramente un dolore al cuore vedere queste nostre industrie che se ne vanno. Io non so se lo schermo sta andando, non so se lo schermo sta andando, non vedo gli schermi. Qualcuno mi dice di sì. Ecco, allora abbiamo la Buitoni, se l'è presa la Svizzera, abbiamo la Perugina che se l'è presa la Svizzera, abbiamo l'antica gelateria del Corso, sempre svizzera, la Stock, la famosa Stock, vi ricordate? Vecchia Romagna, Germania, la Locatelli è svizzera, la San Pellegrino è svizzera, l'Algida è olandese, la Fiat ferroviaria è francese, la Bottega Veneta è francese, Fendi è francese, la Peroni è inglese, la Benelli è cinese, anche la Benelli, cazzo, ci siamo svenduti anche la Ducati, il prosciutto di San Daniele, per mettere delle pezze nel culo da usare nel nostro sedere. Poi mi è scappato. La Benelli alla Cina, Carpelli e Sasso, Bertolli alla Spagna, Galbani alla Francia, Osvaldo Carboni alla Francia, Bertolli all'Olanda, la Fiat Avia agli USA, la Fastweb, ci siamo svenduti anche le linee, ci svendiamo così, il futuro, è il futuro, cazzo, la telecomunicazione, le prime 10 multinazionali del mondo, le prime 10, non c'è più il petrolio, non sono più aziende automobilistiche, sono le prime 10 multinazionali del mondo, sono di telecomunicazioni, e noi avevamo una cazzo di telecom, è stata svenduta da 3 magliari, di 3 banche, di notte al sabato, se la sono svenduta così, aveva un valore di 0,50, l'hanno venduta a 1 euro, e gli spagnoli se la sono presa perché hanno preso un cadavere, perché fanno così, prima comprano un'azienda, la spolpano, la comprano a debito, la spolpano e lasciano il cadavere. Oggi chi licenzia fa profitti. Chi licenzia fa profitti, accorpano, licenziano e danno i dividendi e lasciano cadaveri. Noi non dobbiamo più permettere queste cose. Il welfare ce lo dobbiamo conservare. L'acqua, adesso nel Parmigiano hanno staccato l'elettricità e l'acqua in inverno a centinaia di famiglie. Staccano perché abbiamo dato l'acqua a 30 anni di contratto ad aziende spagnole, ad aziende americane, a Veolia. E poi il comune fa la società, il 49%, il 51% se lo tiene il comune, quindi alla maggioranza, e il 49% lo dai a Veolia. Ve lo immaginate voi il sindaco che va lì a parlare con una multinazionale Veolia, se può condurre lui il gioco? E staccano come in Sudafrica, staccano, non poi, con chi te la prendi? Con un call center che sta a Manhattan. Con chi te la prendi? Allora, fine di questo. Il welfare è un linguaggio. L'acqua pubblica, la scuola pubblica, la sanità pubblica. Sono stati i nostri padri a farsi un culo così per 50 anni. Non possiamo farlo svendere da questi dilettanti allo sbaraglio. Adesso... la multi-utility, IREN che gestisce gas, acqua, luce, rifiuti, IREN di Genova. Ci siamo entrati nei conti, a 3 miliardi e mezzo di deficit, fosse una società normale sarebbe già coi libri in tribunale, al monopolio, hai capito, fanno SPA con dentro le SPA, i comuni sono azionisti e clienti, va male come azionista, aumentano le rette ai cittadini. E fanno questo in questo momento, l'hanno fatto a Padova, con la municipalizzata di Padova, valeva 800 milioni la municipalità di Padova, l'hanno quotata a 400, la metà, la banca che ha fatto la transazione ha detto ma perché l'avete quotata così bassa, fatti i cazzi tuoi, ha detto la banca,
800, 400 e poi è stata inglobata da Era, inglobata a 290, un'azienda da 800 inglobata a 290, perché il sindaco cosa ha fatto? Il sindaco cosa ha fatto? L'ha venduta e oggi il sindaco non è più sindaco, è ministro! E vedete come va queste cose? Perché fanno così? Basta, basta, non possiamo più permetterglielo, non possiamo più permetterglielo. Io adesso voglio presentarvi chi viene dopo di me. Sono persone straordinarie. Abbiamo il più grande criminologo del mondo, perché Nils Christie è un norvegese. È arrivato ieri sera a Genova dalla Norvegia. La prima cosa che mi ha detto, hai mica un maglione che fa un freddo dalla Norvegia. Certo. Abbiamo delle grandi sorprese. Avremo gente che parla di povertà, di acqua, di telecomunicazioni, di giustizia, perché abbiamo uno dei più grandi esperti di giustizia. Abbiamo un architetto che fa cose meravigliose di bioedilizia. Dobbiamo andare avanti, pensare veramente in un altro modo, mandare a casa, in una casa che la costruiamo apposta per mandarceli, e andare oltre questo dilettantismo politico e questa falsità. Sono falsi, e lo vedo con questi ragazzi che sono dentro, cosa patiscono. Fanno la legge sul femminicidio, bene, dentro ci mettono il paragrafo 5 che abolisce il paragrafo 7 che abolisce la legge 41 e hai mezz'ora per votare il femminicidio. Vai a vedere cos'è, è che quel paragrafo lì toglie il comma che aboliva le province, quindi attraverso il femminicidio non aboliscono più le province. E poi noi non abbiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza, noi ce li abbiamo, aboliamo gli F-35, le missioni del cazzo in Afghanistan, andiamo, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, togliamo ste cazzo di province e facciamo un referendum sulle regioni, ci togliamo dai coglioni anche le regioni e basta. Dobbiamo pensare in un altro modo. Siamo costretti a immaginarci un altro modo, e c'è un altro modo, e arriva col Movimento 5 Stelle. Io vi abbraccio e se vediamo. Ciao a tutti. Benigno, ragazzi. Signori, veramente. Dove sono la lista? Adesso verrà a parlarvi. Chi viene a parlare? Allora, aspetta. Allora, c'è un ragazzo giovane, bellissimo. Io sono andato un po' a vedere in Spagna, a vedere gli indignados, siamo andati in Austria a vedere i pirati, in Germania. Abbiamo visto gli Occupy Wall Street. E loro sono un movimento di giovani straordinari, hanno capito che questo sistema della finanza non può stare in piedi, che il 90% di gente, sono milioni, siamo milioni e milioni di movimenti, comitati, di persone, milioni di persone, lui fa parte di questi milioni di persone, è venuto qua a testimoniarci con la sua presenza quello che stanno facendo loro. Noi siamo andati leggermente più avanti, abbiamo detto la piazza, sì la piazza, e poi cosa facciamo? La piazza, dobbiamo andare oltre. Noi, ricordatevi una cosa, la nostra storia abbiamo fondato il movimento il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, prima che ci fosse il Papa, questo qui. Lui ha copiato un pochino, lui è grillino, è vero. Vi ricordate le parole guerriere, quelle che ti vergognavi avere dentro, le nostre parole di solidarietà, senso della comunità, nessuno deve rimanere indietro, le cose di cui ti vergogni a dirle perché sembri uno smidollato a dire quelle cose lì, e sono parole forti, bene. Noi abbiamo fatto il primo V-Day, ve lo ricordate? Parlamento pulito, via i condannati dal Parlamento, non c'è stato un giornale che ha pubblicato la lista dei 25 condannati in via definitiva che erano in Parlamento, solo il Washington Post, cioè l'Herald Tribune, scusate, ci ha pubblicato l'Herald Tribune. Abbiamo fatto il referendum per dire due legislature, poi a casa, due, non 20 anni o 30 anni, due e poi te ne vai a casa. Abbiamo fatto il referendum, abbiamo chiesto... Una,
abbiamo raccolto 350.000 firme per avere il voto di preferenza. Nel 2007 il voto di preferenza c'è a cambiare la legge elettorale e ci vengono a dire che noi siamo a favore del porcellum, questi mentitori, perché ha di nuovo mentito e mente sempre. Questo Letta è andato in televisione a dire che eravamo noi contro, a favore del porcellum, quando lui c'è la sua firma sugli atti che ha detto di lasciarlo, di non tornare al Mattarello. Noi gli toglieremo i soldi, toglieremo la loro linfa, andranno, se vorranno fare politica faranno come noi, 10.000 persone hanno dato 200.000 euro per organizzare stasera, da 5-10 euro, siete voi i padroni di questa piazza stasera, non abbiamo nessuno sponsor del cazzo e non abbiamo nessun soldo pubblico. E toglieremo anche le finanze ai giornali di regime, a questi giornali che ci prendono per il culo ogni giorno, ogni giorno. Queste sono idee chiare. Noi facciamo quello che diciamo.